Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Visto che sono ormai settimane, se non mesi, che su Instagram, su YouTube, su Facebook, ovunque ci martellano con questo phone, asciuga capelli, GHD, bla bla, ho deciso di fare la recensione invece del mio Parlux, che non ha assolutamente nulla a che invidiare, anzi vi dirò che costa anche di meno e fa egregiamente il suo lavoro. Lui per l'esattezza lo fa da 8 anni, quindi diciamo che... Cosa dirvi di questo phone? Tra i vari phone Parlux, questo è quello più leggero. Infatti rispetto agli altri ha becco più corto, infatti questa è la versione compatta. Quindi diciamo l'ho scelto così perché appunto essendo più corto, più compatto, è più maneggevole e anche ottimo per portarlo in viaggio. Questo phone ha due velocità e 2 gradi di temperatura, quindi c'è aria fredda, media e aria molto calda. Due velocità, ha anche il tubo per l'aria fredda ed è proprio un vero phone professionale, infatti sicuramente vi sarà capitato anche di vederlo presso alcuni saloni di bellezza perché appunto è un phone professionale. Questo phone arriva in dotazione 2 beccucci piatti di dimensioni diverse, uno più piccolo e uno un po' più grande, e col diffusore. Io finché non ho fatto il trattamento alla cheratina devo dire di aver usato parecchio il diffusore perché è estremamente comodo e va a modellare i ricci, i boccoli, insomma i capelli mossi naturali senza dover poi applicare mille prodotti e soprattutto senza perdere troppo tempo. Io purtroppo non sono una che ama mettersi là, piega, contro piega, sono per le cose abbastanza veloci e devo dire che oltre a, appunto al diffusore che è estremamente comodo per modellare i capelli ricci o comunque mossi, anche come tempi di asciugatura dei capelli questo phone è molto veloce. Questo è dovuto prettamente alla tecnologia ioni e di ceramica, perché praticamente gli ioni che vengono rilasciati vanno a, a limitare l'effetto crespo dei capelli e vanno a raccogliere e a dividere le particelle di acqua che si depositano sui capelli da bagnati ovviamente e li vanno a sgretolare e quindi a renderli più facili all'asciugatura. La componente in ceramica invece è quella che permette di asciugare velocemente i capelli ma allo stesso tempo di non rovinarli, proprio perché utilizzando magari una potenza elevata il rischio di danneggiarli col calore è sempre dietro l'angolo, però appunto con il rivestimento in ceramica viene assicurato rispetto al capello e vengono anche chiuse le cuticole del capello più velocemente e così l'asciugatura è più veloce e anche appunto più ordinata. Questo modello qui raggiunge i 2150 watt e io mi trovo estremamente bene, ripeto, 8 anni che è con me, non ho mai perso un colpo, ogni tanto ovviamente svido questo pezzo qui, è perso qualche giorno che non lo facevo, svido il coperchietto dietro e pulisco il filtro dalla polvere che si deposita e poi è come nuovo. Ho scelto questo colore perché mi piaceva moltissimo, ma si trova veramente in tantissime tonalità. Io l'ho preso su Amazon e appunto 8 anni fa lo pagai, mi sembrava sui 90 euro, non so se adesso costa così, costa di più, costa di meno, non ho idea, magari vado a cercarvelo e vi metto il link nel box, però insomma io non penso abbia nulla a che vedere al GHD che costa 250 euro se non sbaglio. Provare per credere, nel senso che comunque è una marca super professionale, anche se apparentemente all'inizio bisogna sostenere un costo non proprio piccolo, però poi negli anni appunto la soddisfazione di avere un phone professionale che funzioni senza perdere mai di efficacia e di potenza non è poco. Se avete modo di confrontarlo con un GHD, io non sono sincera, vedrete che le differenze comunque secondo me sono veramente poche se non nulle, perché comunque anche GHD fa phone con rivestimento in ceramica e o turmalina, ma è lo stesso identico principio, sempre tecnologia agli ioni, quindi va appunto a dividere sempre queste particelle d'acqua per asciugare più velocemente i capelli, quindi diciamo che le caratteristiche sono identiche. Probabilmente GHD è più fashion, diciamo, e quindi per questo diciamo il prezzo è sempre maggiore, però ripeto, se volete spendere qualche cosa in meno io vi consiglio questo perché veramente vi darà grandi soddisfazioni. Adesso procedo all'asciugatura, così vi faccio anche vedere effettivamente insomma i tempi che impiego. Ovviamente non è silenzioso, quindi vi abbasserò un po' l'audio altrimenti diventate sordi. E niente, vi faccio vedere però insomma che ci vuole veramente poco a fare una piega con questo phone. Per asciugare velocemente i capelli, questo è un piccolo trucchetto,
Il consiglio è di iniziare senza becco, quindi senza concentratore di aria, metterlo al massimo della velocità e al massimo della temperatura, ma soltanto, diciamo, per levare proprio l'acqua in eccesso dai capelli. In questo modo quindi avremo già, diciamo, limitato il tempo, perché appunto andiamo a velocizzare, a rendere ancora più veloce la parte iniziale, che è quella più rognosa, diciamo. Dopo aver tolto il grosso dell'acqua dai capelli, procediamo mettendo il becco. Io utilizzo questo più grande, ma è semplicemente una scelta di comodità. Diciamo, per me è più pratico questo, che è un po' più largo rispetto all'altro, e l'altro invece è un pochettino più piccolo, così. Quindi vado a mettere appunto questo concentratore, velocità media, alla massima potenza, e inizio a dare un senso, diciamo, dare un verso ai capelli. Proprio in questa circostanza interverrà ovviamente il rivestimento in ceramica e appunto anche la tecnologia agli ioni, che permetteranno di chiudere le cuticole, quindi non avere l'effetto di capelli sparati, ma di capelli sani e luminosi. Procediamo. Già in questa fase, se avete capelli che tendono a fare nodi, vi conviene iniziare a passare una spazzola in modo da districare la parte che si andrebbe ad annodare. Ovviamente questo è quello che per me torna più comodo, però insomma poi se magari può essere di aiuto a qualcuno sono ben felice. Procedo. Quando i capelli sono ormai, diciamo, prossimi all'asciugatura, abbasso la potenza e quindi vado con la potenza più bassa per i capelli, sempre mantenendo la temperatura media. Ok, i capelli sono praticamente asciutti. Come potete vedere sono molto lucenti, questo si vede in camera. L'ultima cosa che possiamo fare per fissare la piega è utilizzare il colpo d'aria freddo, quindi il pulsante davanti, quindi mentre stiamo asciugando diamo proprio dei piccoli colpi con l'aria fredda in modo che viene fissata la piega, o altrimenti utilizzare proprio una temperatura fredda, quindi portando la levetta tutta verso quest'altra posizione. Ok, capelli asciutti, come potete vedere sono molto luminosi, lucenti, appunto le cuticole sono ben chiuse, non ho capelli dritti e vi assicuro che con altri phon mi è successo di sembrare del leone. Per questo video è tutto, se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo, e ci vediamo al prossimo e grazie come sempre per la visione, ciao ciao!